Nicola Renzi, prego. Guardi, eccellenza, solo per puntualizzare alcune cose che credo che siano già abbastanza evidenti, peraltro. Vorrei ricordare innanzitutto che il testo e la dicitura di questa delega che è stata conferita al momento in cui il segretario Mularoni, peraltro, è stata votata in quest'Aula e quindi ha riscosso anche i voti non solo della maggioranza ma anche di dei consiglieri di rete e di questo peraltro della fiducia anche personale che è stata data. Io sono ancora qui a ringraziarli e a darne atto, ovviamente, però questo per dire che quella delega e questo progetto era già in essere in quel momento. E allora mi pare, tra l'altro ero già intervenuto in quella sede, insomma, subito dopo, per dire che questa delega non è un qualcosa che è in concorrenza con altre competenze, ma è qualcosa che deve servire proprio a coordinare altre competenze e altre deleghe che hanno altri. Perché guardate, se volessimo ragionare in questo modo, allora potremmo andare non solo a parlare degli esteri, allora dovremmo parlare dell'industria, dovremmo parlare del lavoro, delle finanze, no? Cioè tutti i segretari potrebbero alzare la mano. Allora, il senso non è affatto questo, ma il senso è quello, semmai, di riuscire a potenziare, specialmente vi ricordate quando è avvenuto il cambiamento e quando è avvenuta la rivisitazione delle deleghe, a potenziare un settore del quale ovviamente c'è un estremo bisogno, che è quello appunto dello sviluppo e specialmente dello sviluppo internazionale. È chiaro ed è assolutamente lecito, come è normale, che poi ci si infili in discussioni cercando di come dire, contrapporre l'uno all'altro le abilità dell'uno o dell'altro, però io credo che questa non sia la lettura più consona. Lo dico con assoluta trasparenza e con assoluta chiarezza, perché nel momento in cui quella delega è stata concepita ed è stata peraltro concordata in maggioranza, si è parlato di tutto tranne che di concorrenze, di permali o di altro. Grazie. Altre richieste di parola? Segretario Mularoni, prego. Grazie, eccellenza. Sì, allora intanto volevo solo dare una spiegazione che spero serva a rasserenare gli animi. La delega alla cooperazione economica internazionale, che quando è stata attribuita da quest'Aula, e qui consigliere Zafferani mi permetta di dissentire, all'epoca fu chiarito per quale ragione veniva conferita questa delega e qual era l'ambito della stessa, quindi questo risulta in documenti che sono stati presentati a quest'Aula. Che cosa è successo? Che di fatto è stata introdotta una delega nuova. Allora, mentre per le deleghe, ad esempio, che dalla segreteria al territorio sono passate al collega Lonfernini, ovviamente essendo deleghe già attribuite, seppure a un altro segretario, erano stati previsti in sede di approvazione del bilancio previsionale a dicembre dell'anno scorso, gli oneri economici e comunque insomma le risorse economiche disponibili, e quindi con un semplice atto amministrativo, con una delibera di congresso di Stato, abbiamo potuto trasferire i soldi che risultavano alla segreteria territorio alla segreteria turismo. Ecco, ovviamente non è possibile fare la stessa cosa senza un emendamento alla legge di bilancio per questa nuova delega, perché questa nuova delega non esisteva a dicembre dello scorso anno. Fra l'altro, come voi vedete, l'importo è estremamente esiguo e la mia attività in questo settore, che è già partita ovviamente, serve a dare una mano nel processo di internazionalizzazione del Paese e di attrazione degli investimenti esteri, che in più occasioni e da più parti politiche, quindi non solo dalla maggioranza ma anche dall'opposizione, si è detto che adesso deve essere un'attività strategica, proprio perché il nostro Paese adesso è a posto con gli standard internazionali, tutti pensiamo che questa sia un'attività strategica e che quindi andasse perseguita. Fra l'altro abbiamo costituito un intergruppo all'interno del Governo che si riunisce regolarmente per esaminare preliminarmente i progetti di investimento che vengono prodotti da investitori esteri, e
E quindi in quest'ambito anche la mia collaborazione, la mia attività si spiega già. Ora, come ricordava il collega Zafferani, quello che io ho detto è che senza un minimo di risorse economiche è inutile avere le deleghe. E fra l'altro io ci tengo a dirlo che anche nella scorsa legislatura penso che chiunque vada a vedere come ho gestito le missioni all'interno degli esteri potrà riscontrare soltanto una grande oculatezza. In tutta la legislatura precedente fu data soltanto una consulenza per un importo estremamente contenuto per il discorso delle telecomunicazioni, ma per il resto penso che fra tante critiche che mi potranno essere mosse non è quella di essere una spendaccione a spese dello Stato, anzi con i soldi pubblici cerco sempre di stare molto più attenta di come sto con i soldi miei, proprio perché non sono i miei. Detto questo, posso rassicurare i colleghi di Civico 10 e di Rete, l'addizione è stata formulata in maniera ampia proprio perché trattasi di una delega nuova nella quale ci si può muovere in tanti modi e quest'anno abbiamo anche bisogno di vedere qual è il tipo di intervento che va effettuato. Vi posso rassicurare che comunque per quest'anno attività di consulenze non ci saranno, a parte il fatto che con 20.000 euro se devo fare tutte quelle cose, comprese le missioni, l'ospitalità, si va poco lontano. No? Quindi il capitolo è stato, l'addizione è stata strutturata in questo modo soltanto per poterci far rientrare tutto, ma ripeto, vi assicuro che le consulenze quest'anno certamente non saranno attivate. Non è possibile senza avere neanche un euro, neanche attivare ospitalità rispetto magari a qualche delegazione che dovesse venire dall'esterno o, ripeto, per missioni che io dovessi e potessi fare fuori. Ricordo che finora non ho effettuato da aprile neppure una trasferta per la cooperazione economica internazionale, quindi lo farò solo e se sarà, immagino che sarà una sola, se riterrò che sarà utile per il Paese, quindi anche da questo punto di vista vi posso rassicurare e spendendo il minimo possibile come ho sempre fatto. Quanto alla polemica con altri segretari di Stato, mi dispiace che si colga sempre l'occasione per sminuire l'attività di altri colleghi, fra l'altro ci tengo a dire che in altri Stati la delega alla cooperazione economica internazionale, come giusto che sia, è assolutamente considerata come qualcosa di distinto dall'attività della Segreteria degli Esteri, che ha un'attività prettamente diplomatica. Semmai, dal mio punto di vista, ci può essere un accavallamento di funzioni e una necessità di maggior cooperazione col settore, diciamo, dello sviluppo economico nei paesi dove c'è, se qui vogliamo dire industria, artigianato e commercio, per le funzioni che svolge, ma non certamente rispetto all'azione diplomatica che comunque viene svolta dagli esteri, che non è un'attività che ha come specifico obiettivo l'economia, l'attrazione degli investimenti, ha ad oggetto tutt'altro. Grazie. Altre richieste di parola?